Siamo pronti. Il posto letto è la cosa più importante ed è pronto. Il posto guida è pronto. Devo ancora sistemare un paio di punti per accedere alle USB per caricare il telefono. Non ho grossi apparecchi fotografici, anzi, non ho niente se non che una miserabile GoPro comprata su Wish che funziona sì e non funziona no. Purtroppo qualche giorno fa, mentre caricavo un asse di legno, ho rovinato questo. Mondo boia. Però, insomma, va bene. Ecco qui il punto, che bello. Ma sai che io non vedo l'ora di andare a dormire qui? Ma guarda che si sta benissimo. Ma proprio adesso ho le scarpe. Questo è il mio frigo, borsa frigo, dove tengo principalmente roba secca. E qui abbiamo l'acqua, che l'acqua non deve mai mancare. Siccome una è caduta, anche l'altra adesso la metterò qua così. E così ci siamo. Ho un piccolo problema con questa serratura qua. Nel chiudere la chiave, no? Non viene, capito? Devo trovare la combinazione. E invece così pure. Qui abbiamo tutto praticamente. Questi qua li porto dietro, gli shampoo, perché voglio dargli ancora un trattamento, considerando che vado al mare. Ecco, mi viene in mente, questa è la ruota di scorta, no? Che per adesso l'ho legata lì alla Jean Frazot, ma che va bene lo stesso. Ecco, e qua c'è il cerchione, ovviamente arrugginito, e io questo qua, questa ruota qua, non l'ho mai toccata, è sempre rimasta sotto. Perché dico ciò? Perché mi viene in mente quelli mortacci suoi di quel meccanico di Asciano che mi disse: ah, quando hai cambiato le ruote, i cerchioni ti si sono arrugginiti, perché quando hai cambiato le ruote, quel pezzente del tuo gommista ha rovinato i cerchioni e quindi gli ha tolto la vernice, e così si sono arrugginiti. Cioè, hai capito? E io, questa qua è la ruota di scorta, cioè è peggio che quella. Ecco, ieri, questa è la mia Lignano. Ieri ho messo su roba, adesso devo tirare via tutto e risistemare, perché non pensavo, aggiungi una cosa, aggiungi un'altra, aggiungi un'altra. E mi si è creato caos. Adesso metto questa cosa qua, questo silicone, no? Che praticamente dovrebbe apparentemente proteggere la plastica e le parti in gomma. E quindi glielo spruzzo qua sopra, no? Sopra queste guarnizioni, sperando che me le ripari un po' dalle interperie, no? Capito? E cos'altro? No, siccome voglio andare al mare, la salsedine, questa qua è tremenda, capito? E allora io lo rivesto e così, magari non sul vetro, no? Perché sto facendo con la sinistra per filmare, ma che aspita. Però ecco, capito? Così glielo do qua e mi fa questa protection, hopefully. Spero che vada, no? Si dovrebbe attaccare e dare una sorta di copertura. Beautifully done. Ho pulito anche, ho dato anche un po' sul vetro, ma va bene. Lo tolgo. Qui a cambiare le ruote. Queste vanno bene, ma sono troppo rumorose. Senti che rumore.
Vanno bene se voglio girare qua, ma se devo fare lunghi viaggi, come già mi è capitato, mi fanno troppo rumore e quindi mi conviene cambiarle. E ne metto quattro invernali senza essere Ecco, quindi tacchettato abbiamo così rimesso forte. una ruota normale per l'inverno sempre e togliamo queste qua. Ora queste qua con i tacchetti. Vanno bene, però se vado sulla neve, per adesso le tolgo. E le sostituisco con queste che sono sempre invernali, queste sono Winter Con Extreme. dei ragazzi dell'Ucraina che loro li conoscono questi mezzi e mi hanno appena detto che questi non sono originali, che quelli originali praticamente hanno i due blocchi per la frenata. Questi non sono quelli originali della Watts. Bene, ne vieni sempre a sapere di Insomma, se nuovi. devo pensare, con queste qua ho fatto poi quei 6.000 km, 4.000 km. Insomma, tra i 4 e i 6.000, perché sono andato fino giù in Puglia e quindi nel senso che di chilometri ne hanno fatte e hanno tenuto benissimo. Mettergli anche un paio di palestre in più potevano anche farlo, eh. Cioè, proprio tutto sul risparmio. Però, ma dove sono i balocchi che mi aveva messo? Ah, sono là. La marmitta si sta sfogliando drasticamente, proprio messa veramente male.